Ciao a tutti, ci troviamo nelle Alpi occidentali, con esattità nel famoso vallone di Ayaz, ai piedi di Monte Rosa, e oggi ci spingeremo in un ambiente molto inospitale e selvaggio, perché è qua, nei questi boschi, che si nasconde uno dei animali più nobili al mondo, il lupo, e noi oggi andiamo a cercarlo, però prima guardiamo l'intro. Il lupo, un animale in grado di adattarsi a tutte le condizioni, calmo, forte, socievole. Queste caratteristiche l'hanno reso il predatore più diffuso sulla terra. Per queste particolarità, i lupi non sono ben visti dagli umani. Per centinaia di anni gli esseri umani li hanno cacciati e uccisi. In lotta contro l'estinzione, questo grande predatore fa marcia indietro. Però, grazie alle iniziative volte alla sua tutela, il lupo è ancora una volta alla conquista del mondo. E forse, ben presto, si assisterà al suo ritorno. Ho preso con me un carico di 31 kg e perciò sarà molto difficile e faticoso arrivare lì dove vogliamo andare, perché siamo qua a circa 1600 metri di dislivello sopra il comune di Champoluc. Ci immergeremo ancora più su a circa 1800 metri se non mi sbaglio ed andremo a trovare la frazione di Masconiaz, dove lì potremo guardare l'antica architettura di una volta, Valser. Da lì ci immergeremo ancora più su e dovremo arrivare intorno a 2000-2300 metri di dislivello, dove troveremo una piazzola per accampamento per stanotte, perché vogliamo in questa escursione andare a trovare lupi e ci vorranno almeno 2 giorni se siamo fortunati. Ribadisco, abbiamo un carico di 31 kg, siamo preparati per 2 giorni invernali a 2300 metri, dove vogliamo accamparci. Di notte faranno intorno a meno 15 gradi, perciò abbiamo dovuto prepararci molto bene per affrontare queste estreme temperature. Stateci vicino e seguiteci. Ora andiamo a cercare i lupi. On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns staring at the darkness at the window. The boredom overtook us, and he began to speak. He said, son, I've made my life out of reading people's faces. Il sentiero è molto ripido, è molto scivoloso. Bisogna fare tanta attenzione. I can see you're out of aces. For a taste of your whiskey, I'll give you some advice. Siamo arrivati alla cascata di Masconiaz. È mezza ghiacciata, è molto bella.
His face lost all expression. Said if you're gonna play the game, boy, you gotta learn to play it right. You got to know when to hold, know when to fold, know when to walk away, know when to run. You never count your money when you sit at the table. There'll be time enough for counting when the deal is done. Grazie alla ripidità del sentiero e al carico di 31 kg che lo porto sulle spalle, mi sono scaldato troppo velocemente e bisogna togliere la felpa per evitare che assudo. Se assudiamo, il calore corporeo si espande molto velocemente e rischiamo ipotermia. Quindi stiamo alla larga, bisogna idratarci e andare con cautela e piano. Andiamo. Eccoci arrivati anche alla frazione Masconias, tipico villaggio valser, posto a circa 1800 metri di cota. È una delle 35 frazioni che formano il comune di Ayaz. Da alcuni decenni è abitato solo per il periodo estivo. Un tempo invece era abitato per tutto l'anno ed apprezzato particolarmente da alcuni uomini di cultura dell'inizio del secolo per i loro soggiorni estivi. Tra le poche case e alcuni rascard che compongono l'alpina e genuina frazione, si nota una grossa ed antica costruzione in muratura che mostra sulla parete alta dalla sua facciata una meridiana restaurata risalente al 1880. Sopra di essa la nicchia da quale vigilava dall'alto la statua di San Grato. Frattempo abbiamo lasciato alle spalle da circa un'ora la frazione di Masconias e non solo, abbiamo lasciato anche qualsiasi traccia di civiltà e quindi ci siamo immersi in questo selvaggio bosco e andiamo alla ricerca delle impronte. Più grandi sono le impronte, più sono reali, più sono del lupo, perché ci sono un sacco di impronte qua, soltanto che vivono tanti animali e noi cerchiamo il lupo. Ora proseguiamo. Abbiamo trovato delle impronte, ci sono abbastanza
grandi cieli e vanno nella profondità del bosco, però non stiamo a seguirli, cerchiamo ancora delle impronte più fresche. Siamo saliti di dislivello circa 500 metri da dove abbiamo lasciato la macchina, e 500 metri di dislivello in queste condizioni con 31 kg di peso sulle spalle e tanta neve come vedete è abbastanza difficile, però non impossibile. Ed abbiamo raggiunto questo alpeggio abbandonato dove c'è anche una chiesetta, e approfittiamo del riparo di questo alpeggio per fare la merenda, perché sono le 2 e oggi non abbiamo mangiato chissà che cosa, quindi approfittiamo del riparo e andiamo a mangiare. Come potete vedere anche qua ci sono un sacco di impronte. E non sono di pupa. Questo è l'edificio abbandonato. Un sacco di roba vecchia. Una porta molto rudimentare. E qua c'è la stalla, che secondo me è più pulito rispetto dall'altra parte. Ok, ci fermiamo qua un pochino. Qua vogliamo fare una pausa, tipo una merenda, bisogna idratarci un pochino. Abbiamo portato con noi un po' di tè, volete? Bere quanto vogliamo, perché una volta che abbiamo accampato possiamo rifarlo. Non c'è niente di meglio che bere un bel tè caldo di colore nero a meno 7 gradi in mezzo alla natura selvaggia e la neve. Beviamo che il zaino si alleggerisce ancora di più. Qui ancora vedo che presta una grande attenzione da quella parte, non so esattamente che cosa ha sentito, ma noi facciamo, appena abbiamo mangiato, facciamo una cosa intelligente, e cioè nel un sacchetto di plastica lo buchiamo. Mettiamo l'esca, però vi la racconterò al momento che lo faccio. Siamo inquadrati? Ok. Allora, vi dicevo, con noi abbiamo una fototrappola. Aspetta che spiego una cosa. Che va ai sensori da circa 120 gradi di angolazione. E qua ha dei LED che va a infrarosso e che può filmare pure di notte. Questi sensori cosa fanno? Al momento in quale sentono il movimento vicino alla camera, allora loro mandano l'impulso alla telecamera e che comincia a filmare da sola. E noi abbiamo pensato di mettere questa telecamera da qualsiasi parte nel bosco, agganciata con questa cinghia di un albero, e fino al punto dove metteremo questa telecamera vogliamo fare una cosa che l'ho pensata proprio ora mentre che mangiavo, e cioè abbiamo
esca con noi. Abbiamo un po' di carne, sia di maiale sia di mucca. Lo metteremo in un sacchetto. Il sacchetto lo bucheremo. Verseremo un po' di acqua sopra la carne, così lascia più sangue e noi la trasciniamo indietro a noi. E quindi il odore sarà più ampio rispetto se noi lo mettiamo soltanto in un unico posto. Così può attirare ancora di più gli animali selvaggi. Quindi ora bisogna preparare l'esca. Tagliamo a pezzettini piccoli. Più piccoli sono pezzettini, più tempo mettono a mangiarli. E più possiamo filmarli. Questa nell'eventualità in quale vengono. Questa è carne per i lupi pupi. Abbiamo un bel po'. Adesso la metteremo in questo sacchetto di plastica, poi la buco un pochino, okay. Su di lei verso un po' di acqua, okay. E vedete, è questo che ha cominciato già. Qua abbiamo trovato un filo elettrico che lo usavano per le mucche e noi lo useremo per i lupi. Adesso andiamo a piazzare questa fototrappola. Vediamo dove. Qua a questo albero mettiamo la fototrappola. Davanti a circa 2 metri mettiamo l'esca e vediamo che cosa possiamo filmare. La impostiamo. Andiamo a trovare un luogo di accampamento. Anche l'assenza degli erbivori può spiegare il fatto che in questa vallata si trovano i lupi. Speriamo che abbiamo fortuna e che riusciamo a non vederlo, ma almeno filmare uno. Proviamo ad andare a quel colle soleggiato. Da lì, una volta arrivati, possiamo avere una bella visuale sul tutto massiccio di Monte Rosa. Questo nel caso in quale mi sono orientato bene. Ogni tanto bisogna fermarti ed ascoltare la natura. Qualsiasi raggio di luce possono essere un indizio di quello che ti circonda. Tipo giù in basso si sente il ruscello che scorre, più in su si sente il vento, quindi se andiamo in su dobbiamo aspettarci a non esserci riparati da qualche montagna. Saremo in pieno vento lì, però vediamo come organizzarci, basta arrivarci.
perché è molto ripido e tanta neve, e sulle spalle sono ancora 31 kg. Mi stavo domandando, quella esca lì che ho lasciato per i lupi basterà oppure verranno a mangiarci pure a noi? Stiamo a vedere. Ho trovato delle belle impronte qua, abbastanza grandi. Si vedono addirittura le unghie e poi come ha sprofondato la zampa e salgono. Ora noi andiamo a seguirci queste impronte. Man mano guadagnare quota, la neve si fa più sentita ed è tempo di mettere le ciaspole. Abbiamo le ciaspole, here we go! Abbiamo trovato questo pezzo più diritto e qua vogliamo fare campo base per stanotte. Siamo a 2250 metri di altitudine e fa molto freddo, per fortuna non c'è tanto vento. Poi mi tolgo l'orologio per vedere quanti gradi sono. E adesso mettiamoci un pochino a lavoro per fare una bella piazzola diritta per metterci la tenda. Pupalana è qua, non so se la potete vedere, poi ve la faccio vedere. Ora dobbiamo fare al più presto questa piazzola per mettere la tenda. Una volta che costruiamo dei muri intorno alla tenda, siamo riparati anche dal vento. Abbiamo fatto la piazzola. Ora mettiamo la tenda. Pupalana è messo qua. Abbiamo messo un materasso isotermico sopra la neve. Le ho messo la mia giacca con la piuma e sopra le ho messo un altro sacco da bivacco in foglio di alluminio. Sta bene lui. Abbiamo montato la tenda, fa molto freddo, Pupi è già nel sacco a pelo. Vediamo un po' quanti gradi fa. Meno 16 gradi, sono le ore 8:10. Momentaneamente per la cena abbiamo neve fresca, poi vediamo con che cosa combinarla. Noi adesso stiamo facendo mangiare tipo una specie di carbonata. Abbiamo messo salsicce, abbiamo messo pollo, abbiamo messo maiale, abbiamo messo un po' di tutto con le spezie. Abbiamo raccolto anche un po' di bacchi di ginepro per dargli più aroma. E appena sia pronta la mangiamo veloce, così non facciamo tanta voglia ai lupi. Nella tenda, perché stiamo cucinando, ci sono 3 gradi. Pupala ha già mangiato, è lì.
non ha preso nessuno fuoco, soltanto che cucinando ci sono i vapori che danno un effetto abbastanza inquietante. Dopo che abbiamo fatto la carbonada, ci sta bene anche un vin brûlé con meno 18 gradi fuori. Abbiamo fatto da casa un misto di noce moscata, chiodi di garoffa, cannella. Abbiamo buttato tutto qua e bisogna aspettare un pochino che bolle. Aggiungiamo lo zucchero e poi beviamo. Al massimo, se viene lupo, gli offriamo una tazza di vin brûlé. E sta bollendo. Fabuloso. Abbiamo lasciato ancora il gas acceso solo per il fatto che si scaldi un pochino qua. Però il problema è che questo gas bruciato dà mal di testa. Momentaneamente non abbiamo visto i lupi perché è molto difficile vederli, quasi impossibile. Tutti quei lupi che li vediamo nei documentari su Discovery, Animal Planet e così via, sono tutti filmati nei parchi, nelle riserve naturali tipo Yellowstone oppure chissà dove, perché così è molto difficile vederli. O stai giorno e notte dietro loro, o se no ti accontenti soltanto col pensiero che potrebbero essere. Ma se non abbiamo visto i lupi, comunque siamo contenti che siamo sulla montagna, siamo in tenda, siamo in mezzo alla natura. Questo è il massimo che ci possiamo avere qua. Sì, non è per tutti venire qua a cercare lupi a meno 18 gradi e a 2200 metri, solo che una volta che siamo partiti da casa entri praticamente in simbiosi con la natura e ti senti che sei anche tu una piccola parte di essa, e quindi è normale, ti sembra essere normale così. Finisco questo vino e poi magari ci mettiamo nel sacco a pelo, perché sono le 11:25. Qua dentro ci sono 6 gradi con il fornello acceso, però quando entro dentro il sacco a pelo allora lo spegnerò, perché è molto rischioso. Non è molto rischioso, è praticamente da pazzi addormentarti con questa roba accesa. Una può bruciare la tenda e due ti brucia tutto l'ossigeno dalla tenda e puoi morire in un attimo senza che ti neanche accorgi. Oggi abbiamo messo una fototrappola per vedere questi lupi. Non so se andranno lì a mangiare, perché nonostante il loro fito è molto sviluppato rispetto a quello del cane, anche sono ancora molto più intelligenti rispetto al cane, perché
Per farvi un esempio, un cucciolo di lupo ha un'intelligenza di un cane maturo. Perché vi dico questa? Perché noi quando abbiamo messo quella trappola, fototrappola, per non intendersi altre cose, che non siamo qua a cacciare i lupi, soltanto a cacciare delle foto, noi abbiamo lasciato anche il nostro odore lì. Tutto quello che, cominciando dalla telecamera, cominciando dai nostri vestiti, cominciando dalla pupa in primis, perché pupa potrebbe essere visto in questo ambiente come un'intrusione dai lupi, quindi pupa è un intruso qua. All'uomo è comunque nella punta della catena alimentare e i lupi hanno paura, invece del cane loro non hanno paura, anzi possono attaccarlo. Per quello ho tenuto vicino a me per tutto il tragitto pupi, così non abbiamo rischiato, perché sappiamo di sicuro che in questa vallata ci sono dei lupi. Ok, il vino l'ho finito e ora andiamo a dormire. Buonanotte, ci vediamo domani mattina se non ci mangiano i lupi. Ciao. Siamo sopravvissuti alla notte, però ha fatto molto freddo e continuo a fare pure adesso che sono già le 9 del mattino. Fuori non ho più misurato, ultima temperatura verso le 11 erano di meno di 18 gradi. Sì, Pupi ha ancora sonno e anche lui messo dentro la mia giacca con piuma. E sta molto bene lì, è molto termica questa giacca. Adesso dobbiamo uscire fuori, ma aspettiamo ancora un pochino che arrivi il sole qua. Ci vuole ancora un pochino. Per far completa la nostra avventura coi lupi, bisogna aggiungere anche il cappuccetto rosso che fa parte dal quadro coi lupi. Oggi è una giornata spettacolare e tutto sereno, non c'è una nuvola. Pupina, siamo sopravvissuti a questa gelida notte. Ribadisco, c'erano ultima misurazione a lei intorno alle 11 di notte, alle 23 erano meno 18 e faceva troppo freddo. Poi al mattino ho misurato in tenda la temperatura ed era meno 11. Si stava, diciamo che non proprio bene, perché il nostro sacco a pelo ha una temperatura di comfort di meno 9 gradi e quindi se erano meno 11, ma magari non lo so, comunque ha fatto freddo. Pupa è stato tutta la notte messo dentro la mia giacca. È stato bene lui, secondo me è stato meglio di me. Ok, adesso vediamo cosa fare e poi vi aggiorniamo. Secondo me prendersi cura di sé è molto importante. Uno, per l'igiene, e secondo, ti crea una
maggiore sensazione di conforto. Ora ci mettiamo a fare un po' di caffè. Il nostro caffè sta bollendo. On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns staring at the darkness at the window. L'anno scorso ero nella stessa situazione, con la tenda, e faceva tanto sole. Non c'era una nuvola. Mi sono bruciato tutta la faccia e non ho sentito niente. D'ora in poi ho imparato. È molto importante essere protetto dai raggi solari, perché con il riflesso della neve la potenza si aumenta senza renderci conto. Meglio essere più bianco che bruciato, ok? Gli occhiali di sole sono più utili in questo ambiente invernale che di estate. La neve fa che si riflettano i raggi solari e diventano ancora più potenti. Questa è la nostra materia prima per la colazione. Abbiamo sciolto un po' di neve, solo che bisogna lasciarla ancora un po' bollire, perché l'acqua qua bisogna almeno bollire 10 minuti per rendersi potabile. Now everything blows, the secret to surviving is knowing what to throw away, knowing what to keep, cause every hand's a winner. Guardate soltanto quante orme sono visibile qua di giorno, perché di notte non ci siamo accorti di questi impronti. Salgono in alta montagna dove noi non siamo riusciti a raggiungerlo. Volevamo raggiungere quella cima, da lì pensavo che potrei avere una bella visuale sul massiccio di Monte Rosa, solo che è molto lontano. Qua c'è una baita abbandonata, l'abbiamo visto anche ieri sera, solo che non ci interessa più di tanto. Ci interessava soltanto se non avevamo la tenda, allora potevamo usarla come riparo. È così che si raggiunge l'acqua in alta montagna, dove c'è soltanto la neve, i ruscelli sono seccati oppure ghiacciati. Qua l'acqua è molto preziosa. Pupina sembra che ha sentito qualcosa. Chi è Pupi? Baghiera pieni? Ora mettiamo a posto tutto l'ambaradan, poi bisogna vedere cosa fare, se salire in cima oppure se ritornare dove ho messo la telecamera per filmare i lupi. Ho smontato la tenda, però sono già le 1 del pomeriggio e è ora di fare pranzo. Ho deciso di non salire più su in alto perché non c'è più tempo. Facciamo un bel spuntino qua e poi andiamo giù a vedere la trappola. Solo che mi sono portato una specie di pancetta, però non è pancetta, si chiama Kaiser Campagnolo, è una cosa che arriva dalle parti da dove sono nato. E il problema è che è molto molto duro. Perché? Perché sono stati 18 gradi meno stanotte. Provo a tagliarlo e metterlo qua nella padella per scaldarlo un po'. Questo qua di solito si mangia anche freddo. Allora, è un pezzo di carne di maiale
che viene estratto dalla gabbia toracica del maiale insieme con le coste, che arriva fino alla pelle, tutto il grasso, tutta la carne. È molto calorico e abbiamo bisogno di calorie, di proteine e anche di grassi in questo ambiente. È tutto ghiacciato, però una volta che lo scaldiamo in questo ambiente sarà favoloso. Avrei voluto cucinare in stile trapper, come i vecchi cacciatori in Alaska, soltanto che non abbiamo la legna nei paragini. Dobbiamo scendere ancora più giù, dove si trova la legna secca. Invece lì c'è l'ombra, ci fa troppo freddo. Qua si sta meglio, quindi preferiamo il gas. Ne abbiamo anche del formaggio, però per tagliare il formaggio bisogna usare la piccotta. Scherzavo, abbiamo un coltello ben affilato. Il nostro Kaiser si sta scaldando. Ora possono arrivare anche i lupi. Dividiamo con loro il nostro cibo. Quella che ci mancava era una cipolla. Questo formaggio stagionato insieme con questa roba, insieme con la cipolla, è il massimo in questo ambiente. Soltanto che anche la cipolla è ghiacciata. Vediamo cosa possiamo racimolare. Mi dimenticavo, possiamo associare anche col vino. Ci è rimasto un pochino da ieri sera. Bello fresco, però non è ghiacciato. Papilla è in stand by ed il nostro pranzo è pronto. Fabuloso. And Tommy's love was Becky. In her arms he didn't have to prove he was a man. One day while he was working. Oggi è una di quelle giornate che dici: non vorrei mai andarmene via da qua. È bellissimo. Non c'è una nuvola sul cielo. È molto bello. Saw his Becky crying. Questa è l'acqua, non sa di niente, è neve sciolta, quindi acqua distillata. Mettiamoci un po' di sale e minerali. As his tears fell on his daddy's face, he heard these words again. Promise me, son, not to do the things I've done. Ora è squisita. Walk away from trouble if you can. It won't mean you're weak if you turn the other cheek. I hope you're old enough to understand. Siamo pronti per partire. Quando siamo saliti qua abbiamo usato le ciaspole, però adesso alla discesa è ancora più pericoloso perché si scivola tanto. E mettiamo i ramponi. L'altra volta, per la pigrizia di mettermi i ramponi, sono scivolato e ho rotto un bastoncino, quindi adesso sarò più precauto. Siamo pronti di partire. Andiamo a vedere cosa ha fotografiato la fototrappola. È da lì che siamo saliti. Intorno a noi ci sono 50.000 impronte. Speriamo che anche la nostra fototrappola è scattata. Anche Pupa ha la sua modalità di discesa. Ci avviciniamo alla nostra fototrappola. Ora è il momento della verità. Lasciamo lo zaino qua per andare più facile lì in alto nel bosco.
come il punto reperibile, ho preso quella baita lì, così dovevo sapere dove ho messo la fototrappola, che è da questa parte. Dobbiamo salire su in alto. Ora andiamo a controllare. Niente, purtroppo le esche sono ancora qua, quindi la camera non è stata scattata. Poteva venire a fare un aperitivo. Adesso prendiamo la camera e andiamo via. Do soltanto un'occhiata, ma ho grandi dubbi. Zero. Non ha registrato niente a parte noi. Facciamo la prossima. Siamo contenti che siamo stati qua. Abbiamo goduto di questo ambiente selvaggio. E non vedo l'ora di ritornare. Pupala è anche lui triste. Però è così, pupi. Alla prossima volta magari ci andrà meglio. Quindi niente lupi. Non abbiamo trovato nessun lupo. Qua c'è un sacco di... ho messo quasi un chilo di carne. Loro di solito potevano sentire da molto distante. Invece si vede che non hanno sentito niente. Ci stiamo avvicinando de frazione Masconiaz. E da lì a quasi mezz'oretta saremo a Champoluc. E quindi alla macchina. Qua si chiude la nostra escursione alla ricerca dei lupi. Purtroppo non abbiamo trovato niente, però abbiamo goduto comunque la montagna, l'ambiente selvaggio, dove non c'è traccia di civiltà in questo periodo, perché siamo il 25 gennaio e pochi turisti si inoltrano in questo ambiente ostile. Noi speriamo che alla prossima volta ci andrà meglio e che possiamo vedere questi lupi. Vi ringraziamo perché ci avete seguiti e vi aspettiamo alla prossima. Ciao!